Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e oggi sono qui per una recensione dedicata al mondo delle energy drink. Sono molte che le persone al giorno d'oggi consumano tè in bottiglia oppure in lattina. Come ben sapete, all'interno dei supermercati vengono vendute diverse marche e varietà di tè. Da quello verde, da quello alla pesca, quello al limone. Lo si trova anche nei bar sotto forma di lattina. Ebbene, il tè viene venduto ovunque. Ma lo sapete che esiste una varietà di tè a marchio Monster? La lattina che ho tra le mani è una Monster Rehab Lemon. Infatti questa qui non è una vera e propria energy drink, si tratta più che altro di un tè al limone. Esiste anche quello alla pesca, in commercio da qualche parte si riesce a trovare anche quello verde. Per cui diciamo delle varietà di tè che sono standard a marchio Monster. Sono curioso di assaggiarla questa qui perché non l'ho mai provata, per un certo periodo fu commercializzata anche in Italia, però adesso la si trova veramente in pochissimi luoghi. Detto ciò, voglio assolutamente assaggiarla e vediamo se è un ottimo tè. Ragazzi, ecco qui la nostra lattina di Monster Rehab al limone. Io questa bevanda qui la valuterò come se fosse un tè, quindi di una qualunque marca, però appunto come se fosse un tè. Il design è standard, la lattina è liscia, non ha particolari rilievi, non è ruvida, insomma standard al 100%. Ha sullo sfondo questo alone dai colori che tendono al giallo, all'arancio, comunque diversi colori che creano questo alone, sulla quale poi è inciso il logo Monster di colore nero, medesimo del colore originale della lattina, perché il fondo è nero. E per quanto riguarda invece il resto, è una lattina da 500 ml, ripeto, fu commercializzata anche in Italia, poi non so per quale ragione adesso la si trova in vendita solo in pochissimi luoghi. Ho visto che c'è in giro da qualche parte, però veramente pochissimi, tanto che ho dovuto acquistarla altrove. Sono riuscita a reperirla al prezzo di 1,50 euro, per cui neanche tanto di più rispetto al prezzo standard. Direi di provare questa Monster Rehab. E il profumo è di limone, per cui ci siamo. Profumo intenso. Il colore standard. Appare in tutto e per tutto un tè al limone. Se voi acquistate una lattina, una bottiglia di tè al limone, il profumo è il medesimo e anche il colore. Un colore abbastanza ambrato, che non è giallo, è più bruno. Non ha frizzantezza, perché ovviamente il tè non è frizzante, ed è un colore appunto caratteristico del tè, questo colore abbastanza torbido che mi ricorda parecchio quello delle Monster Dragon Tea. Se vi siete persi quelle recensioni, mi raccomando, andate subito a guardarle. Sullo sfondo, ragazzi, potete benissimo notare le tre Monster Dragon Tea. Una era al tè verde, un al tè bianco e un al tè matè, una varietà particolare. Tornando invece alla Monster Rehab, questo invece, l'ho già detto, è uno standard tè al limone, per cui assaggiamolo e vediamo se è più buono magari rispetto a quelli che vendono in giro. È arrivato, ragazzi, il momento di assaggiare questo tè e vediamo se effettivamente è migliore rispetto agli altri. Molto buono, ragazzi, veramente molto buono. Ha un sapore molto intenso, molto equilibrato. Ovviamente io non lo valuterò come una energy drink, perché questa non è una energy drink, ma ripeto, un tè. Per cui non terrò conto dei retrogusti, non terrò conto delle combinazioni.
Certo, è un tè normalissimo come lo sono molti altri. Però una cosa che me lo fa apprezzare è il fatto che non sia eccessivamente dolce, perché ci sono in commercio tè al limone che sono veramente ricoperti, pieni zeppi di zucchero, cioè sono veramente dolci. Invece qua sentiamo proprio concentrato il sapore di limone. Per cui il sapore del limone è concentrato al 100%, comunque si sente in maniera molto incisiva, molto pesante, questo è ottimo. Tra l'altro è anche rinfrescante. Questa lattina comunque non è che è stata in un luogo fresco, comunque la tengo lì assieme alle altre, per cui si è mantenuta, diciamo, un po' così, e nonostante questo è fresca. È un ottimo tè, molto buono rispetto anche migliore a quelli che magari ho assaggiato nel corso del tempo. Non male ragazzi, veramente non male. Che dire ragazzi circa questa Monster Rehab al limone? Era da un po' che dovevo assaggiarla, finalmente l'ho provata. Molti diranno che sto esagerando, ma come voto finale gli do un 8,5 perché non lo valuto come una energy drink, ripeto, ma lo valuto come se fosse un tè. E mettendolo a confronto con altri tè è essenzialmente il migliore, e ne ho provati di tè di tutte le varietà, di tutti i tipi. Nel corso della mia vita ho provato tante di quelle bevande che veramente non lo so neanche io a momenti. Però questa è la migliore tra tutti i tè che ho provato e devo essere sincero, mi piace. Per cui io ragazzi concludo qui questo video. Mi resta il tè alla pesca da provare, quello sono veramente curioso perché io vado matto del tè alla pesca e spero che anche quello non mi deluda, anzi mi aspetto veramente tanto. Io concludo qui, mi raccomando supportatevi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao!